sono 22 anni che ci raduniamo per lodare e benedire il Signore nei mesi di giugno, luglio del 95. Già questo gruppo era in Azziam 1997, 22 anni di cammino. Quanta acqua è passata sotto i fiumi. Quanta parola di Dio è passata attraverso le scritture, le profezie in questa sala. Quanta parola di Dio, quanta grazia di Dio, quante esperienze di Dio. 22 anni. Abbiamo resistito 22 anni, sempre qui, nella preghiera. Non è venuta mai a mancare la preghiera. Una preghiera sempre bella, una preghiera sempre ricca della sua presenza, una preghiera sempre diversa per la novità dello Spirito. In queste sere sentiamo il bisogno di ringraziare Dio, di benedirlo, di cantare a Lui. Signore ci ha detto poco fa, io sono con voi, e questo è di grande consolazione, il Signore è con noi, il Signore non abbandona il suo popolo, anche quando per un momento oscura il suo volto, anche quando per un momento sembra di essere sdegnato, anche quando per un momento ci dovesse castigare, il Signore è sempre con noi, è stato con noi ed è con noi questa sera. Ed è per questo che lo vogliamo ringraziare. O Signore, Tu sei con noi. E se Dio è con noi, chi è contro di noi? Dice Paolo. Quando Dio è con noi non dobbiamo temere né gli avversari interni né gli avversari esterni, perché il Signore è con noi. E questa certezza che ci dà gioia, sollievo, coraggio di proseguire nel nostro cammino. Il Signore è con noi. Se non ci fosse questa certezza, noi barcolleremmo, ma questa certezza c'è. Il Signore abita in mezzo al suo popolo. E questa sera nella certezza che Dio, che è stato sempre con noi e ancora con noi, vogliamo cantare a Lui, vogliamo inneggiare a Lui. Mi diceva 22 anni, sono pochi quelli che ricordano gli inizi. C'è qui Diabella, c'è Franco Cavallara, gli inizi, ricordate, giugno, luglio, quando ci radunavamo là nella biblioteca, eravamo proprio gli inizi, 22 anni di cammino. È per questo che sentiamo il bisogno di lodarlo e di benedirlo. Nelle alterne vicende, ora liete, ora meno liete, il Signore è stato con noi. Ed è per questo che siamo qui.
pronti più di prima a proseguire il cammino, giovani più di prima nel nostro cammino. Sentiamo la forza di continuare nel nostro cammino, perché siamo sicuri che anche che dovessimo camminare per oltre 40 anni, come dice la scrittura, le nostre vesti e i nostri calzari dureranno. Non si sono sciupati i tuoi calzari, non si sono logorate le tue vesti. Ecco, camminando per il Signore, con il Signore, le vesti non si logorano e i calzari resistono, perché è il Signore che ci conserva per la sua lode. Animate da questa fiducia, noi questa sera vogliamo inneggiare a Lui, cantare a Lui e dimenticare noi, dimenticare le afflizioni, dimenticare ciò che di negativo ha potuto turbare il nostro cuore. Vogliamo cantare a Lui, benedirlo, perché Egli è degno di lode e perché veramente la cosa più importante è lodare il Signore, tutto il resto è secondario. Alleluia. Io sono il tuo consolatore. Chi sei tu perché tema? Uomini che muoiono, o un figlio dell'uomo che avrà la sorte dell'erba? Hai dimenticato il Signore, il tuo Creatore, che disse i cieli e gettate le fondamenta della terra? Avevi sempre paura, tutto il giorno, davanti al furore dell'avversario, perché gli tentava di distruggerti. Ma dove ora il furore dell'avversario? Ecco, è un testo di Isaia. Signore ci dice che Lui è il consolatore nostro, Egli è qui in mezzo a noi. E se noi abbiamo Lui non dobbiamo temere. Si possono avventare contro di noi tutti gli avversari. Abbiamo sentito tante voci. Io distruggerò questo gruppo. Questo gruppo sarà rovinato. Questo gruppo sarà annientato. Ma come l'erba dei campi avvicisce dopo essere cresciuta, ma per la felicità della terra, per il sole e per l'acqua che scende, di nuovo si ammanta di erba e di nuovo gli alberi fioriscono e danno frutto, così è del nostro gruppo. Possono avvicendarsi gli uomini, possono avvicinare gli uomini, ma la terra benedetta da Dio e verace, la presenza del Signore produce nuova erba, nuovi alberi e nuovi frutti, perché la terra del Signore. O Signore, ti ringraziamo, o Signore, non temiamo l'urlo dei distruttori, l'urlo di coloro che dicono è rovina. No, Signore, tu sei qui in mezzo a noi. Noi possiamo venir meno, ma non tu. E tu ci dici questa sera, dov'è il tuo avversario? Dove sono i tuoi distruttori? Coloro che urlavano, io sono qui in mezzo a te. Io sono il potente di Giacobbe. Io sono il Signore Dio tuo in mezzo a te. Ringiti a me. Canta a me e tu vivrai per sempre,
perché io sono il Signore tuo Dio. Alleluia. Non c'è stato dato in te. Ascoltatemi, casa di Giacobbe, e voi tutti superstiti della casa di Israele, voi portati da me fin dal grembo materno, sorretti fin dalla nascita, fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre con voi, io vi porterò fino alla canizia, come ho già fatto, così io vi sosterrò, vi porterò e vi salverò. Signore, tu ci dici una grande verità che è di grande consolazione per noi. Ascoltatemi. Gli idolatri portano gli dèi con loro nel loro cammino per essere sicuri della protezione. Ma per voi Israele non è così. Sono io vostro Dio che porto voi. Sono io che vi porto nel mio grembo fin dalla vostra nascita e vi porterò fino alla canizia. Io sono il vostro Salvatore perché io vi porto con me. O Signore, la nostra salvezza sei tu. Non siamo noi a portare i nostri dèi, ma sei tu a portare noi. Sei tu che portandoci con te fino alla canizia ci assicuri la tua presenza, ci assicuri il tuo nutrimento, ci assicuri la tua salvezza. Ed è questa sicurezza che ti dà gioia e consolazione, ed è di questa sicurezza, di questa consolazione che ti dai, che questa sera ti vogliamo rendere grazie. Tu sei con noi, o Signore, tu ci porti con te, e nessuno può rapirci dalla tua mano, perché così ti ha detto il tuo figlio Gesù. Tu ci porti con te, nessuno ci può rapire dalla tua mano, perché tu sei più forte di tutti. Nessuno si può mettere con te e rapirci dalla tua mano. E sei tu che ci porti nel nostro cammino, sei tu la nostra salvezza e il nostro sostegno. Alleluia. Camminate con me, figli miei. Ma se volete stare con me, camminare con me, camminate anche nella giustizia. Parlate con lealtà, rigettate il guadagno fatto di angheria, potete le mani per non accettare regali, curatevi le orecchie per non udire fatti di sangue, chiudete gli occhi per non vedere il male, costui chi farà questo e praticherà la giustizia abiterà in alto e il mio spirito sarà infuso dentro di lui. Fortezza sarà, saranno le rocce il suo rifugio. Ecco Signore, ti ringraziamo perché tu sei la nostra fortezza, ma per stare con te occorre la nostra libertà e la nostra volontà di camminare nella via dritta, di camminare nella via della luce, perché se sbagliamo e siamo nelle tenebre, non ti vediamo più, non udiamo più la tua parola, non udiamo più il grido del padre che chiama il figlio, non udiamo più il grido del pastore che chiama la sua pecorella. Oh no, Signore, fa che noi siamo sempre aggrappati a te. Facci vivere nell'amore, nella giustizia, nell'amore dei fratelli, nel perdono. È questo che vuoi da noi, altrimenti non possiamo stare in tua compagnia, perché tu non stai con gli impuri, ma con i puri. Oh Signore,
tu vuoi la santità della nostra vita e noi vogliamo essere santi, o Signore, come tu sei santo. Donaci il tuo spirito e la tua fortezza, o Signore, perché da soli siamo niente, senza di te non possiamo far nulla, ma con te vinceremo e innalzeremo lodi a te, o Signore, perché tu sei la nostra vita, la nostra gioia, la nostra salvezza. Tu sei la via, la verità e la vita. Alleluia! Lode a te, o Signore, per tutti noi, per la fede che ci hai dato. È un tuo dono, Signore, grazie, grazie, grazie per questa fede che ci hai donato. Lode a te. Così a te è piaciuto e ti ringraziamo tutti insieme e ti lodiamo con tutto il nostro amore. Apriamo il nostro cuore a Gesù che ci salva. Conferma con Zaccaria 8:7-8. Questo dice il Signore degli eserciti. Ecco, io libererò il mio popolo dalla regione d'Oriente e da quella d'Occidente e li ricondurrò ad abitare in Gerusalemme. E saranno il mio popolo, io sarò il loro Dio nella fedeltà e nella giustizia. Io, Signore, noi vogliamo seguire te, o Signore. Cammina avanti a noi e noi ti seguiremo, o Signore. Noi vogliamo essere il tuo popolo, i tuoi figli, i tuoi fedeli, i tuoi servi, Signore. Vogliamo essere dietro di te per arrivare alla tua città, al tuo regno, o Signore, dove è la felicità eterna. Grazie, o Signore. Ecco, fratelli e sorelle, siamo in luto. Siamo quasi al termine del nostro viaggio. Adesso concluderemo con la Santa Messa. Ci ricorderemo a Dio piacendo il 25 luglio, quelli che vorranno venire alla celebrazione, però fino alle ore 17:30 per la messa di ringraziamento al Signore. Ma già fin d'ora ci auguriamo l'un l'altro buone ferie. Veramente lo spirito non va in ferie e noi sappiamo che durante le cosiddette ferie estive l'attività si intensifica in altre sedi. Potete approfittare di qualche corso di spiritualità, di qualche settimana nello spirito, di qualche corso di esercizi spirituali. Ce ne sono tante, potete scegliere come volete. Una cosa che raccomando è non estinguete lo spirito, continuate a pregare. Raccomando sempre la preghiera personale, perché quella preghiera personale è il fulcro della vita nello spirito. E continuiamo ad amarci gli uni gli altri, perché dove si prega e dove ci si ama, il nemico non può far nulla. Quando si viene meno alla preghiera o si viene meno all'amore, si aprono le porte al nemico. E il nemico deve stare lontano. Dobbiamo essere concordi nella preghiera, concordi nell'amore. E il Signore sarà con noi. Dica la preghiera, ma non è il caso di farla alla fine. Come va la preghiera? Come è andata la preghiera? Lei durante l'anno è andata così, così, tante volte bene, tante volte meno bene. Però vorrei distinguere tra la preghiera interiore, il rapporto con Dio, che si può avere in qualunque forma di preghiera, e la forma di preghiera che noi abbiamo
suggerita dallo Spirito come forma in cui noi possiamo ritrovarci e trattare personalmente con Dio. Ripeti che qualunque sia la preghiera, la forma esterna, noi possiamo sempre rapportarci con Dio durante la preghiera comunitaria, perché c'è Gesù in mezzo a noi e dare sempre lo Spirito in mezzo a noi. Però vogliamo anche costruire una preghiera per quanto sta in noi, affidandoci allo Spirito, lasciare più libertà allo Spirito di agire. Per quanto ci riguarda, io vorrei fare alcune esortazioni che vi servono come memoria su cui meditare durante queste vacanze. La preghiera va sempre centrata in un punto che lo Spirito suggerisce. Non ci possono essere tanti temi di preghiera vaganti. C'è sempre un tema centrale attorno a cui lo Spirito ricama la preghiera. Per cui bisogna stare attenti a ciò che lo Spirito intende dire in quel giorno alla comunità riunita. Ci possono essere tanti spunti di preghiera, ma dobbiamo noi cogliere qual è il messaggio che Dio vuole dare alla comunità, qual è la preghiera attorno a cui vuole costruire la comunità. Perché la comunità si costruisce attorno alla preghiera. Gli interventi, come si diceva un tempo, debbono essere brevi, non lunghi, perché l'intervento lungo nuoce. Nuoce perché c'è l'affermazione della persona e non l'affermazione di Dio. La persona fa la sua preghiera, la sua bella preghiera, ma non consente agli altri di fare la propria preghiera innestata nello Spirito, per cui si consiglia che gli interventi siano brevi, siano forti, siano centrati, siano concatenati. Vi porto sempre questa immagine: ognuno deve prendere dalla bocca dell'altro l'ultima parola e continuare. Cioè, se è lo Spirito che prega, e allora è lo Spirito che si aggancia, io mi debbo agganciare all'ultimo fratello e all'ultima parola che ha detto il fratello, e continuare con spirito nuovo, con idee suggerite dallo Spirito, la preghiera che già ho trovato sulla bocca del fratello. Allora la preghiera diventa concatenata, diventa una sola preghiera, la preghiera dello Spirito, a meno che lo Spirito non dia un'illuminazione nuova e dia un corso nuovo alla preghiera, quello che vi vuole, a meno che Dio non voglia inserire un messaggio particolare. Ma fuori di questi casi bisogna che noi ci concateniamo agli altri, per cui la preghiera va fatta A, B, C, a voce alta, breve, concatenata, in modo che sia una preghiera costruita dallo Spirito. E stare attenti a quello che vuole dirci lo Spirito, perché possono venire qui sul tavolo tanti messaggi, ma qual è il messaggio che Dio vuole darci? Non tutto quello che ci passa per la testa è il messaggio di Dio, non tutto quello che ci piace durante la preghiera è la preghiera più adatta per il momento.
perché ci possono venire in testa tanti teste di reminiscenza, tanti sentimenti che noi abbiamo e che evocano alcuni testi. Possiamo anche leggere, e ci piace un testo che ci cade sotto gli occhi e subito lo inviamo perché sia proclamato, no? Invece dobbiamo agire sotto l'azione dello Spirito. È lo Spirito che deve suggerire in quel momento il testo, altre avere sotto gli occhi un testo, altre ricordare un testo, altre invece riferire un testo suggerito dal Signore, un testo dato dal Signore per locuzione interiore. Ecco, saper distinguere le reminiscenze bibliche, le aperture bibliche, dalle voci interiori, dalle indicazioni date dallo Spirito, in modo da dare preferenza a questi testi che sono venuti qui per locuzione interiore, per indicazione visiva, indicazione uditiva, come avviene nelle profezie numeriche. E poi raccomando lo spirito di profezia, che sta venendo meno. La profezia non si riduce ai testi, questa è profezia biblica, già lo sappiamo, ma prima c'era la profezia vera e propria, un oracolo che viene dal Signore, e allora bisogna avere gli occhi, cioè rivolte a Dio, le orecchie per captare la parola del Signore, e una volta che riceviamo il messaggio, proclamarlo, è il messaggio di Dio alla comunità. E dobbiamo molto pregare perché il Signore sviluppi in ciascuno di noi lo spirito di profezia, la quale profezia può calare, così come vuole nell'assemblea, può toccare ora questo, ora quello, non necessariamente deve toccare il profeta che più abitualmente e in ascolto della parola di Dio. Dio può usare chiunque, però dobbiamo pregare il Signore perché ci dia lo spirito di profezia, perché è la profezia che sostiene la comunità, alimenta la comunità, ed è molto meglio quando riceviamo la profezia poter dire: Dio ha parlato, Dio ha dato il suo messaggio, Dio si è curato di noi. Quella parola rimane dentro di noi e ci accompagna nel nostro cammino. Così anche curare il canto in lingue, perché il canto in lingue è il termometro della comunità, una comunità che si ama, una comunità in armonia ha un canto bello, ha un canto armonioso, una comunità che non si ama, una comunità che l'invisibile non avrà mai un canto bello, se non in qualche caso in cui il Signore vuole dare il dono. E allora stare attenti al canto in lingue, perché è la vedetta, è il segnale, state attenti, è il termometro del benessere o malessere della comunità. Durante il canto in lingue nessuno deve parlare, e dopo il canto in lingue c'è il silenzio profetico che noi non osserviamo. Silenzio profetico che va osservato dopo il canto in lingue, a cui succede una profezia, generalmente, ma se lo spazio è subito occupato da altre preghiere, quel silenzio profetico impedisce la profezia, per cui il silenzio profetico va osservato dopo il canto in lingue o dopo una profezia o dopo una lettura biblica suggerita per locuzione, ossia dopo una profezia
o dopo un canto ci vuole il silenzio profetico, perché la parola possa essere assorbita da noi. Sono piccole, così piccole osservazioni che faccio per ricordarle, ma bisogna ritornare sul modo di pregare, perché tante volte dimentichiamo a lungo andare, tante cose le dimentichiamo, come nei voli ci sono sempre la terra degli ictus per correggere la traiettoria, così anche dobbiamo di tanto in tanto correggere la traiettoria, perché il nostro culto a Dio sia un culto bello, un culto ferito a Lui. Alleluia.